Ciao amici, ciao a tutti, buon anno come prima cosa e tante grazie a due ragazzi che non vedete ma che sono qui con me e a cui voglio molto bene, sono Matteo Bidoglia e Paul Audia e insieme a loro ringrazio il Brainstorm Studio e Guitar Tutorials, ammazza americano, ho fatto una fatica perché io sono un amante dell'italiano, quindi questa sera voglio presentarvi un amplificatore straordinario tutto made in Italy che si chiama Little Jazz e che vedete qui alla mia destra, un altro gioiello firmato Marco De Virgilis e ricordo la linea DV Mark per gli amplificatori per chitarra, Mark Bass per bass, ho detto bass a me, Mark basso com'è per i bassi, Mark audio per gli impianti, Mark acustico per gli amplificatori per gli strumenti acustici che vi assicuro sono straordinari, io uso uno 601 bellissimo, meraviglioso e ultimamente anche per i batteristi una bellissima linea di Mark Drum. Insieme a Marco ringrazio tutto il suo entourage e chiaramente o entourage, qui siamo francesi, è vero, e insieme a Marco devo ringraziare anche Mogar che mi fornisce queste chitarre bellissime che sono appunto un Ibanez GB200, qui non ce l'ho ma c'ho anche una GB300, chitarre da jazz molto molto belle, realizzate con la supervisione di George Benson. Per quanto riguarda il rock e il blues e le cose pop, ho anche questa bellissima Prestige, giusto? Ok, mi fanno segno che ho detto giusto. E quindi via, tre cose un po' generiche sull'amplificatore, vicino al quale vedete anche un altro strumento bellissimo di cui parleremo più avanti che si chiama Multiamp, e una cassa passiva con due coni da 12, straordinaria, che sentirete in funzione con o senza il piccolo Little Mark. Perché chiaramente con un amplificatore così piccolo, che forse avrete già visto nel mio video di White Christmas, magari chi lo vede si pone il problema di avere corpo. Il corpo lo potete dare con un amplificatore, cioè con un amplificatore con una cassa passiva, oppure andando direttamente nell'impianto perché è fornito di una DI straordinaria. Io l'altra sera, pur suonando ad altissimi volumi e andando nell'impianto della DI, avevo veramente un suono presente, pulito, molto bello. Suonando con questa chitarra che facevo suonare con dei plettri sempre made in Italy che fa Stefano Tommasi per gli amici Steve Tommasi STPX, che sono questi che poi vi farò sentire in funzione, eccoli qua, su delle corde molto sincere e consistenti quelle di questa chitarra che sono 13,56 e su questa che sono 10,52 fornitemi dalla Bode e dall'amico Eric Denti, come queste chitarre sono state visionate e decise insieme all'amico Sebastiano Sebo Xotta. Bene, dell'amplificatore non aggiungerei molto altro perché poi vi farò vedere un po' le cose in generale, vi dico anche che ha due cosine molto belle che sono la possibilità di usarlo in cuffia isolando naturalmente l'amplificatore il cono esterno, e anche una cosa bellissima, un aux attraverso il quale voi potrete magari ad esempio usare il vostro computer per suonarci con delle basi. Bando alle ciance o ciancio alle bande e via, andiamo avanti e vi faccio sentire un pochettino questo ampli. Buon divertimento! Allora, ad esempio adesso vi faccio sentire solo questo amplificatore, vi faccio sentire magari le tre combinazioni semplicissime usando le mani, quindi non so, ad esempio con questo suono è assolutamente l'amplificatore da solo completamente. Se lo suonassi, ad esempio, a pizzico, ok? Ok?
queste sono le dita, e ad esempio prendo un STPX in mano e ve lo suono col plettro. Sentito adesso l'amplificatore da solo. Adesso inserisco la cassa esterna e penso che automaticamente sentirete una grande diversità. Riprendo suonando col pollice. Questo ad esempio è amplificatore insieme alla cassa con le dita. Ok, e adesso riprendo col plettro. Ok. Ok. Bene. Adesso tolgo, schiacciando il bottoncino dietro, tolgo il Little Mark e sentite solo la cassa. Costo assolutamente accessibile a chiunque, costo medio 350 euro, credo, perché mi sembra di averlo visto fuori a questa, a questo prezzo. Quindi cosa dirvi se non grazie, come sempre dico quando finisco di suonare, grazie di avermi sopportato, e se vi è piaciuto anche di avermi supportato. Grazie.